Sono incazzata perché, nonostante sia andata fino in Ucraina a portare il mio aiuto, non ho dimenticato la battaglia che stiamo conducendo per il rispetto dei nostri diritti. Il paradosso vuole che io sia potuta andare appunto fino al confine ucraino, che io abbia attraversato tre stati, anzi forse quattro, senza essere fermata da alcuno, senza che qualcuno mi abbia chiesto il Green Pass, senza aver problemi a entrare in un bar, in un ristorante, a dormire in un albergo, con un viaggio appunto allucinante, e tornata nel mio paese invece io debba sentirmi come un ladro anche se voglio sedermi a prendere un caffè. In più ho dovuto fare una battaglia per far salire queste persone sul treno perché alcune non avevano appunto il super green pass e io oggi non posso salire sul treno. Ma dico, ma in questo paese un raziocinio, un concetto, cioè stanno arrivando dei profughi, c'è un'emergenza che è più forte di quella che abbiamo avuto e che sicuramente poteva essere risolta in altro modo e non con questa pesante discriminazione. Ma dico, volete togliere il Super Green Pass almeno sui treni e sui mezzi di trasporto? No, concedono l'eccezione per i profughi, ma non per noi che ci viviamo, quindi creano un'altra disuguaglianza sociale. Io la trovo una cosa demenziale, questo è un paese demenziale e soprattutto di fronte a un'emergenza come questa, cioè che senso ha tenere ancora in piedi queste norme anti-Covid che non esistono in nessun altro paese d'Europa? Che senso ha che io oggi sono qui over 50 a non poter lavorare, a non poter andare in Ucraina a raccontare quello che sta avvenendo, ma posso andare fino lì su a prendere delle persone che sono scappate dalla guerra senza che qualcuno mi fermi, ma nel mio paese non posso lavorare. E l'unica frontiera dove ci hanno fermato è stata la frontiera italiana. Ecco, io continuerò a battermi perché i nostri diritti siano rispettati e perché questa vergogna che si chiama Italia e che esiste solo in Italia finisca. Perché questa vergogna deve finire.